Motion of the World, Summer Art 2014, seconda parte, Galleria Hernandez di Milano. Volevo dire che oltre agli artisti che abbiamo bene o male intercettato in questa collettiva, giocando molto sull'incontro, il confronto tra artista e artista che parla di, dell'altro artista nel dialogo e nei vari dialoghi che siamo andati a intercettare, abbiamo anche Alfredo Favaloro. Alfredo Favaloro, che appunto che è un'arte ad olio, una tinta china, quindi usa anche gli acquarelli, un dialogo interiore ed esteriore, un rapporto tra l'interiorità e l'esteriorità, quindi l'arte diventa esigenza profonda dell'anima. Abbiamo Izza, che è ritornata ovviamente all'interno della nostra collettiva con una scultura che è molto dinamica, un'anatomia molto descrittiva. Abbiamo ancora appunto Chelsea Owens con un figurativo olio, una tecnica che è molto forte, che porta ad avvantaggiare quella estetica che è un tripudio di colori, di cromaticità. Daniela Machel, un olio su tela, un astratto, fortemente astratto, con un gioco di geometria che definiscono, diciamo, dei flussi di energie che vanno. Daniela Machel, olio su tela, un astratto con geometrie e flussi di energie che arrivano dalle geometrie che definiscono delle prospettive altre. Abbiamo la nostra carissima Mariola, con tecnica mista, un onirico quasi, in un naturalismo con definizioni di un espressionismo molto concettuale. Stacy Deslat è ritornata, con molto classica, neoclassica. Anche qui abbiamo l'utilizzo dell'anatomia nell'ambito dell'alabastro, che è una materia su cui va a lavorare, quindi c'è una certa lucentezza, quindi ci sono delle parti definite di minime dei fisici, cioè sono porzioni di fisico umano con dei giochi chiaroscurali molto interessanti, utilizzando anche le stesse vene naturali che la materia ci propina a livello naturale. Poi abbiamo Nat Scolla, che è molto fantastico, una tecnica mista, utilizza ancora del disegno, quindi ritorna l'arte del disegno in un'immaginazione quasi iper e super reale. E poi infine abbiamo appunto Marielle Kissinger, che è già stata presente in diverse collettive, ricordiamo anche da Monte Carlo, come a Piacenza ripropone appunto questi oli su tela, che sono molto interessanti perché sono immagini quotidiane di vita cittadina, con particolarità che non definiscono i volti, quindi sono quasi simbolo, diciamo, della alienazione che la vita quotidiana ci porta nel suo flusso continuativo, diciamo, di vita. Ed è molto interessante perché hanno quasi una definizione macro realistica, quindi con delle attenzioni molto forti appunto sui particolari, il selciato che sembra quasi bagnato, le immagini che si riflettono, questa densità di colore che rende molto incisivo l'impatto appunto visivo.